do la parola allora a Sandro Palazzo, che è autore di un importante studio sul Sudellese, che è stato dottore, ha fatto il dottorato di ricerca qui da noi. Prego, Sandro. Io mi limiterò in modo un po' schematico e grossolano a sottolineare quelli che mi sembrano alcuni punti importanti del testo di Ronchi e poi rilancerò ponendo due questioni a partire sempre dall'impostazione del libro. Ecco, tra i punti di forza mi pare che sia essenziale la sottolineatura del carattere classico della filosofia di Nicolas. Classico non vuol dire retrivo o reazionario, classico vuol dire che Deleuze imposta un discorso, che è anche un discorso politico, a partire dal confronto con alcuni topoi dell'ontologia. Da Parmenide a Platone, all'idealismo tedesco, al neoplatonismo. Questo mi sembra un punto centrale perché consente una ricognizione complessiva dell'opera di Deleuze in modo sincronico, cioè proprio in conformità a ciò che Deleuze definisce un problema. Un problema non è semplicemente la successione di filosofi, non è neanche una verità eterna, è un insieme, una costellazione concettuale che ha una sua temporalità interna, che non è né quella lineare della storia, cui fa molto gioco l'ermeneutica, né la verità eterna su cui fa gioco una metafisica di tipo tradizionale. Mi sembra che il libro di Ronchi sia impostato tenendo come punto centrale questo del problema. Un problema che è un problema essenzialmente ontologico. Su questo sfondo mi pare che un'altra operazione molto feconda sia quella di una continua trascodificazione del linguaggio e dei concetti di Deleuze. Cioè il tentativo di esplicitare, tentativo secondo me molto ben riuscito, di esplicitare alcuni concetti deleuziani, non facendo ricorso ad altri concetti deleuziani, ma facendo ricorso a codici linguistici e concettuali diversi, anche lontani da quelli cui Deleuze si riferisce esplicitamente. Ad esempio il neoplatonismo rinascimentale, ad esempio Gentile, ad esempio la fenomenologia, anche Hegel, a cui Deleuze non ha mai risparmiato critiche, ma secondo me ha un peso anche nel delinearsi di alcune problematiche deleuziane molto importante. E proprio per ciò che concerne quest'opera di problematizzazione, cioè di inserimento dei concetti deleuziani in un contesto ontologico che va al di là della sua filosofia di Deleuze, mi sembra che un ruolo centrale sia assunto anche dalla attenzione continua sullo statuto del filosofare. Quindi non sul contenuto, quando si aggrezza la distinzione della filosofia di Deleuze, ma sulla continua ricognizione che Deleuze ha intorno alle condizioni di possibilità del suo discorso. E questo, cioè la continua riflessione sul che cosa penso e a quali condizioni lo posso pensare, mi sembra uno stilema strettamente idealistico nel senso della filosofia post-kantiana. E mi sembra importante in questo senso il riferimento a Giroux e a Hippolyte. Hippolyte, che alla fine, soprattutto nella conclusione di Logique et Existence, legge Hegel alla luce di Heidegger, sottolineando come il pensiero dell'essere, quindi siamo nel cuore dell'ontologia, sia possibile soltanto se è l'essere a pensare a se stesso, quindi desoggettivizzando il piano del pensiero. Questa mi sembra un'operazione feconda, compiuta da Hippolyte, chiaramente a riferimento a Heidegger, ma già presente a mio avviso in Hegel, che rimane in Deleuze. Così come importante è anche il riferimento a Giroux. E oltre ai motivi che si trovano ben espressi nel testo, mi sembra che un altro elemento sia il continuo ritornare di Giroux nelle analisi del sistema sulla sintesi e sull'analisi, cioè sulla ricostruzione sintetica di un sistema, a vedere come a partire da alcuni principi il sistema sia una generazione dell'essere, cioè sia un rispecchiamento della realtà, e dall'altro lato invece l'analisi, ovvero la continua ricognizione dello statuto del pensiero che pensa ad essere, ovvero l'interrogazione continua sulle condizioni di possibilità della filosofia del pensare. E a tenere congiunti questi due piani mi sembra che sia la categoria di necessità. Quindi mi pare che la negazione della contingenza, che Ronchi approfondisce nel paragrafo sul virtuale, sia un punto fondamentale per comprendere l'ontologia deleuziana. Così come un altro punto che mi sembra fecondo, anche politicamente ma non solo, è sottolineare il carattere antidoxastico della filosofia di Deleuze, cioè la filosofia di Deleuze, come ogni filosofia che si vuole classica,
fascista e una rottura nei confronti della razza. Scrive l'autore, Kronki, l'idea bayesiana di filosofia è assolutamente classica. La filosofia nasce dall'evasione del senso comune, dalla lotta contro la doxa. Cos'è la doxa? È l'insieme di giudizi, è noto cos'è la doxa, la griglia interpretativa che per lo più viene gettata sul reale. Quindi secondo me non siamo lontani dalla chiacchiera di cui parla Heidegger. Dietro la doxa e dietro la filosofia che fingendo di porre uno statuto epistemico non fa altro che rispecchiare la doxa, quella che Deleuze chiama l'immagine tradizionale del pensiero, dietro questa operazione filosofica c'è un'opzione morale. Un'opzione morale che a sua volta nasconde, a mio avviso, un'opzione ontologica. Su cosa si fonda questa opzione ontologica? Sul fatto che all'interno del pensiero rappresentativo, cioè dell'immagine del pensiero, come scrive Ronchi, l'esperienza non si basta. L'esperienza suppone un fondamento esterno al suo piano che le dia consistenza. Cioè il presupposto da cui la filosofia, intesa come metafisica rappresentativa, ricalcherebbe ancora stilei della doxa, consiste nel non voler considerare come l'esperienza precategoriale, pre-riflessiva, sia in se stessa costituita. Quindi come non abbia bisogno dell'imposizione, ad esempio, delle categorie kantiane. È un problema già presente, ad esempio, in Platone. In Platone riletto da Deleuze, quando Deleuze dice che Platone parte preventivamente dalla volontà di demonizzare il simulacro, cioè di considerare che la differenza sensibile, non è ente così come l'idea. E questo è un punto strettamente ontologico su cui vorrei ritornare tra un po', ponendo anche una domanda all'autore. Questi mi sembrano dei punti molto importanti e anche molto fecondi del libro di Ronchi, e a partire da questi vorrei porre alcune domande, cioè su alcuni punti per me controversi della filosofia. Innanzitutto il problema della necessità e il confronto con l'idealismo tedesco. Cioè, cos'è che garantisce alla filosofia la propria verità? Semplificando la risposta, il fatto che nel pensiero, a pensarsi, non è un soggetto come individuo, ma è l'essere stesso. E mi sembra che questo sia un chiaro stilema idealistico. E tra gli autori di riferimento, oltre a Hegel, mi veniva in mente il Fichte della seconda esposizione della dottrina della scienza del 1804, che mi pare che sia al fondo di tutto l'ultimo scritto molto breve di Deleuze, cioè l'immanenza di una vita. Sì, una fonte attraverso la mediazione di Giroux. E nella dottrina della scienza del 1804 Fichte distingue una dottrina della verità e una dottrina del fenomeno. Anche qui è un testo estremamente complesso, riducendo in slogan, la dottrina della verità intende mostrare come al culmine della verità si dia una perfetta coincidenza di essere pensiero, al di là delle opposizioni rappresentative tra soggetto e oggetto. La dottrina del fenomeno intende far vedere che questo pensiero, cioè la stessa dottrina della verità, è possibile perché questa coincidenza di essere pensiero manifesta se stessa nelle concrete determinazioni temporali che la pensano. E la cosa interessante è che quando Fichte deve esprimere questa coincidenza di essere pensiero usa un termine che è ricorrente in Ronchi, cioè actus essendi, termine classico, e usa il concetto di vita, che più o meno sono sinonimi. Quindi in Fichte la vita, quello che poi il Polit, leggendo lo stesso Fichte, dirà è un piano trascendentale, non personale, è un concetto in qualche modo presente già in Fichte. Qual è la distanza di Deleuze da Fichte? Secondo me consiste nel fatto che per Fichte questa coincidenza di essere pensiero rimane un sapere assoluto, cioè una trasparenza dell'essere pensiero dispiegata su un piano che non è più temporale ma eterno. Le concrete manifestazioni di questa verità eterna rimangono occidentali, cioè l'esposizione della dottrina della scienza di Fichte è soltanto un modo approssimativo per adeguare una verità che è già data. E mi sembra che in questo consista lo scatto di Deleuze, cioè nel far vedere come una vera immanenza
implichi una temporalizzazione dell'identità di essere pensiero. Ma a questo punto, e questa è la domanda che vorrei porre, non c'è il rischio che anche in Deleuze si dia una displasia di piani tra una struttura ontologica che comunque rimane una struttura eterna, anche se non identitaria, da un lato, e dall'altro le diverse declinazioni e manifestazioni di questa struttura, cioè i singoli libri di Deleuze. E questo mi sembra forse inevitabile, proprio nella misura in cui, come scrive Rocchi, la filosofia di Deleuze vuole essere una filosofia dell'incondizionato. L'altra questione riguarda il punto dell'esperienza, cioè cos'è un'esperienza precategoriale. A me sembra che la chiave ermeneutica per passare da una ricognizione, secondo me ancora fenomenologica, dell'esperienza ad una ontologia che chiude parzialmente i conti con la coscienza sia costituito dal concetto di sintesi passiva, che invece nel libro di Rocchi è un po' defilato, e su questo forse non so se siamo d'accordo. Ma la domanda è un'altra, cioè accennavo prima ad una opzione ontologica che disconosce il valore autocostituito dell'esperienza, cioè che per parlare di esperienza bisogna riporre un soggetto in un oggetto, dimenticando che l'esperienza, la materia di cui parla Bergson, è in qualche modo già permeata di pensiero, prima di una distinzione tra coscienza, tra soggetto e oggetto. Qual è questa operazione ontologica? Mi sembra che consista nell'operazione già platonica per cui si decide di attribuire l'essere non più all'ente in quanto ente, ma all'ente in quanto idea. Cioè si decide di creare una gerarchia nell'essere. C'è un ente che è più ente, l'idea, e c'è un ente che invece oscilla tra l'essere e il nulla, cioè il sensibile, cioè la differenza. E infatti, scrive Ronchi, i molti all'interno di questo paradigma non sono veramente, piuttosto oscillano tra l'essere e il nulla. Quindi è chiaro perché Platone demonizza il simulacro, perché preventivamente ha già deciso che il simulacro è quella sfera, è quell'ambito dell'ente che è minacciato contraddittoriamente dal nulla e che quindi va salvato. Ovviamente questa istituzione di piani dell'ente differenti apre la via per l'analogia entis, che è esattamente quel concetto alternativo a quello deleuziano di immanenza radicale. Quindi mi sembra che anche questo punto sia molto importante, cioè nel fatto, e qui non so se sbaglio, ma mi sembra che anche per Ronchi l'alternativa radicale non sia tra idealismo e materialismo o realismo, ma sia tra l'analogia entis e l'univocità dell'essere. E a questo punto un'altra questione: se l'essere è veramente univoco, e non è un caso che Deleuze in differenza e ripetizione faccia, veda come padre dell'univocità Parmenide, quindi se tutto è pieno ugualmente di essere, che criterio abbiamo per discriminare tra le diverse forme di essere, cioè tra le diverse espressioni dell'essere? Ovvero, che criterio abbiamo per dire che una forma espressiva come quella che si è manifestata nel 68 è più adeguata all'essere rispetto a una forma espressiva come quella rappresentativa che invece finisce per occultarlo? Parto da questa definizione, in realtà ne avevo segnate tantissime altre, però questa mi sembra quella più in linea. Perché, insomma, uno dei problemi sicuramente del pensiero deleuziano è quello, come è stato, insomma, messo in luce anche da Fadini, insomma, questa distruzione dell'io, il nomadismo filosofico, penso a Rosi Braidotti che ne ha fatto, no? Una linea di pensiero, abbastanza importante, poi condivisibile o meno, cioè l'emancipazione del desiderio, la dimensione della deterritorializzazione, tutto quanto. C'è una critica forte che viene fatta, spesso si dice che faccia un po' il gioco del capitalismo finanziario, in qualche modo.
mi sembra che sia un po' però una mistificazione del pensiero deleziano, perché il capitalismo, il neoliberismo si basa sull'individualismo, sul self-made man, Filippo sostanzialmente, che invece è tutto quello contro cui la filosofia della differenza sostanzialmente ha combattuto e combatte. E io volevo partire dalla, insomma, nel primo capitolo c'è questa analisi sul 68, letta come appunto irruzione del reale, questa nuova dimensione completamente differente rispetto alla filosofia classica, alla filosofia trascendentalista in qualche modo. E viene messo in luce benissimo, secondo me questo è un punto importante da un punto di vista storico-filosofico, come ci sia una connessione stretta tra Deleuze e Lacan, perché lui lavora sostanzialmente nei tre registri lacaniani, che sono simbolico, immaginario e reale. E questo è importante perché spesso i delesiani ortodossi, diciamo, o comunque i filosofi della differenza, ce l'hanno molto a morte con Lacan, spesso neanche se lo sono letto. Quindi metterlo in luce secondo me è molto importante. E come dicevi come detto nell'introduzione, non bisogna fare le facili opposizioni Deleuze Heidegger, Deleuze Wittgenstein o Deleuze Lacan. Però è chiaro che quando si mette in mezzo Lacan, il discorso politico è un po' pericoloso. Nel senso, l'argomentazione che volevo proporre è questa qua. E, sostanzialmente, se noi prendiamo Mille piani, è un pochino l'opera contemporanea di quel tempo lì, cioè le lezioni su Spinoza, secondo me si trovano delle consonanze che un pochino mi fanno riflettere sull'utilizzo che Deleuze fa di queste tre categorie. E, in Mille piani c'è una filosofia del divenire, e nel piano proprio della filosofia del divenire affermano che ogni divenire può partire da un divenire donna dell'uomo e della donna, quindi il divenire donna scatena tutta una serie di concatenamenti che portano infine al divenire impercettibile e tutto quanto. Lo sfondo filosofico di quel piano, di Mille piani, è appunto Spinoza, che nei corsi universitari su Spinoza, diciamo, possiamo sintetizzare in qualche modo la massima di Deleuze. Lo spinozismo di Deleuze è vivere una vita all'altezza dei propri desideri. E mi sembra che queste due dimensioni siano molto molto connesse, perché ovviamente il concetto di donna in Deleuze non è la femmina dell'uomo, quanto, diciamo, espressione della differenza surcodificata nelle opposizioni dialettiche in qualche modo. E ovviamente questa spinta del divenire, che ovviamente è surcodificato dal desiderio, dal simbolico che surcodifica il desiderio come mancanza, e viene messo in luce benissimo questo aspetto nel libro, si lega sicuramente al concetto di reale. Però la mia domanda è, non è che magari una volta che si è innescato il divenire donna, vivere una vita all'altezza dei propri desideri, in realtà il divenire non sia neanche registrabile necessariamente nel reale, cioè la dimensione di univocità dell'essere, ma nel finito, cioè quindi il rapporto con l'immaginario. Immaginario che, seguendo un certo Lacan, viene qui considerato un po' come appendice del simbolico. E quindi la mia domanda sostanzialmente è, non è che forse questa irruzione del reale in qualche modo mastica e digerisca in maniera differente i tre concetti lacaniani, e quindi anche l'immaginario, magari svincolato dal simbolico, potrebbe avere un suo peso da un punto di vista di produzione di soggettività e quindi di agency politica ed etica, sostanzialmente era questo. Bene, grazie Gianluca.